Buonasera, benvenuti. Trasmissione numero 9 del Calcio che vorrei. Siamo tornati qui al centro Kinesis a San Concordio, nell'immediato, nel cuore di Lucca. Siamo ospiti degli amici Franco del 13 e Tiziana Milani, che dopo andremo a salutare. Come un po' anticipato anche oggi un po' sui social, trasmissione questa sera che abbiamo voluto dedicare sulla preparazione atletica, o diciamo meglio motoria, coordinativa, insomma tutto un pochino quello che è l'aspetto dell'allenamento, soprattutto magari incentriamolo sulle fasce giovanili per capire un po' quello che è giusto fare, quello che invece è pericoloso e nocivo. Quindi stasera proviamo a dare alcune informazioni, alcune pillole su questa cosa, e quindi passo subito a presentare gli ospiti soprattutto su questo argomento. Qui alla mia destra abbiamo due preparatori atletici, fra l'altro di squadre avversarie. Ecco, uno, insomma, Lucca lo conosciamo un po' tutti perché ha un volto storico, poi lui ci dirà un pochino anche la sua storia, è il professor Riccardo Guidi, preparatore atletico della Lucchese. Da che anno, Riccardo? Dalla prima squadra dal 2000, ma sono alla Lucchese dal 1990. Ecco, facciamogli un bel applauso, ragazzi. Poi invece un ragazzo che diciamo lui invece alle prime armi, poi ce la racconterà anche un po' la sua storia, Jacopo Pasquini è il preparatore atletico invece del Seravezza, sì. Che fa Seravezza Pozzi, perché Seravezza Pozzi Calcio, sì. Bravo, diciamo le cose giuste, che fa la Serie D, fra l'altro quest'anno avversario di Riccardo, merito del Seravezza. Un pareggio all'andata, mi hai anche detto che ti è anche piaciuto il Seravezza in quell'occasione, il Seravezza che sta facendo molto bene, complimenti a mister Vangioni, complimenti a tutto lo staff, poi vediamo se riusciamo anche a parlarne anche un attimo, Jacopo, di questa squadra. Poi subito dietro i padroni di casa, eccoci qua, Franco del 13 che ritorna con noi dopo alcune settimane di assenza. Franco, buonasera. Ecco, e Tiziana Milani, che è l'esperta delle mani, l'esperta delle braccia, sa un po' tutti i segreti del posto. Poi abbiamo anche Lorenzo Di Grazia, uno dei fisioterapisti qua del centro. Poi alla destra in alto lo ritroviamo Riccardo Nardi, altrimenti lo presento come ultimo e non va bene. Buonasera a tutti. Il mio incursore. Poi stasera abbiamo, e vado a salutarli, abbiamo al completo una squadra che è reduce da una esperienza che poi andremo a raccontare, proprio finita ieri, di un torneo. È la squadra Esordienti A 2007 della Folgore Segromigno. Quindi dopo andremo a conoscere, abbiamo anche il nuovo presidente, poi anche racconteremo questa storia. Poi ecco i ragazzi di questa squadra che ieri ha finito il torneo Winter Cup Esordienti La Golosa, che si è giocata allo stadio di Pontedera. Avremo poi delle immagini, racconteremo un po' questa giornata con i ragazzi. Entriamo però subito in tema sull'argomento che vogliamo trattare. Riccardo e Jacopo, vi coinvolgo, poi chiaramente subito poi anche Franco e Tiziana, Lorenzo se vuole parlare. Poi abbiamo anche il preparatore atletico del gruppo della Folgore Segomiglio, quindi anche lui vogliamo sapere anche un pochino lui come lavora con questi ragazzi. Ecco Riccardo, il tema è abbastanza, insomma, sempre delicato, un ragazzo in crescita, un ragazzo che sta nella fase di diventare uomo, chiaramente però deve anche allenarsi, deve reggere dei carichi di lavoro. Ecco, un meccanismo molto molto delicato. Ora te poi sei anche un professore a scuola, quindi insomma i ragazzi, ora chiaramente il tuo lavoro negli ultimi è sempre stato un po' più coi grandi, anche se hai fatto il settore giovanile, no? Ricordo. Ecco, è delicato, no? Il tema su come lavorare sui ragazzi, sulla crescita, molto pericoloso anche. Sì, anche perché sono fasi diverse, proprio dalla infanzia fino poi all'adolescenza, sono fasi di sviluppo che attraversano, insomma, momenti particolari proprio dal punto di vista fisico. Dicevi prima se era il caso di parlare di preparazione atletica o di preparazione motoria. Secondo me nel caso dei ragazzi è più giusto parlare di preparazione motoria, perché non si ricerca
non ci deve essere la ricerca asfissiante della performance atletica, dell'incremento della performance atletica, ma bisogna cercare di dare al ragazzo tutte le possibilità di apprendimento delle capacità motorie, quindi neanche troppo specializzato, cioè troppo specializzato potrebbe essere anche controproducente, ecco, nello sviluppo motorio del ragazzo. Però è chiaro che ormai c'è una precocità dell'inizio delle attività agonistiche e quindi c'è la ricerca da subito della specializzazione anche del gesto. Questo in realtà poi nel tempo si può tradurre anche in un impoverimento, però ora insomma sto già diventando troppo professore. Jacopo, visto che annuivi quando Riccardo ha fatto questa divagazione, è andato a precisare il discorso della coordinazione motoria. Sì, io la penso come Riccardo, anche perché ormai il bambino di oggi gioca molto, spesso e volentieri a calcio, quindi anche le stesse scuole, no? Quando si allontana dalla scuola poi va nel campo di calcio, quindi noi prof, e quindi soprattutto prof giovanili, secondo me la cosa importante da fare è la coordinazione motoria, schema di base, neanche tanto, poi è sempre giusto farli divertire i bambini, però anche a me viene da pensare la stessa capriola, rotolamento, fargli provare più schemi motori di base, anche con i giochi, questo qui è fondamentale. Poi dopo appunto l'aspetto fisico nel bambino, nell'infante viene in un secondo momento, anche lì dopo bisogna vedere appunto le fasi di carico, fasi di turgor, di procerita, se il bambino cresce prima, perché lì dopo bisogna vedere la fase biologica, no? Nel senso, se c'è magari il bambino che cresce prima, il bambino che cresce dopo, insomma cercare di fare gruppi omogenei è difficile, quindi se uno gioca con la coordinazione, con tutti questi schemi motori, facendo divertire il bimbo, secondo me è l'ideale. Il problema, e voglio subito coinvolgere Franco, perché poi dopo vediamo anche con Franco e Tiziana magari anche di parlare dei problemi che invece possono sorgere, certo. Sul bambino che magari comincia ad accusare qualche problema. Ecco Franco, però invece tu che sei stato anche giocatore di basket, okay, la cosa brutta secondo me quando si vede un bimbo magari che ha 13-14 anni che non ha coordinazione. Ecco, sì. Secondo te questo vuol dire che ci si è lavorato male? Sì, si vede spesso questa cosa. Ecco. Allora, vuol dire che ci si è lavorato male, può darsi che non ci si sia lavorato, ma sono anche dei ragazzini che magari hanno cominciato a fare sport attivo, seguiti in maniera un po' più professionale, anche magari in età un pochino più grande, e ci sono anche dei ragazzini che hanno anche delle fasi di sviluppo e di crescita completamente diverse da altri, per cui a volte certi aspetti coordinativi sono anche un po' più difficili, quindi ragazzini che tendono a sviluppare di più, a crescere in poco tempo, quindi a volte nell'arco di una stagione, di un'estate, da una stagione scolastica all'altra crescono anche 10 centimetri, quindi questi aspetti la perdono la coordinazione, e quindi viene persa, viene ritrovata, quindi ci vuole di farci sopra un lavoro un pochino accurato. E chiaramente quello che diceva giustamente Jacopo, se non sbaglio, è che il lavoro sugli schemi motori di base è fondamentale. Tutti quegli schemi motori, il correre, arrampicare, saltarsi, rotolare, sono proprio la base su cui poi dopo impostare i lavori più specialisti successivi. Ecco Riccardo, torno a te, però ecco, anche i ragazzi delle nuove generazioni, no? Si dice che hanno un po' perso questa abitudine al gioco, allo stare all'aria aperta, quindi a fare anche delle cose che magari, dicevi, com'è appunto la certo. Capriola che diceva Jacopo, la come si chiama, quando scavalchi, no? Cavallina, sì, bravo. Sì, chiaro, lo scavalcamento, ma è logico che magari lo vedi anche quando vanno a scuola. Certo, no, diciamo per la nostra generazione l'esperienza di strada, il gioco quotidiano con gli amici passava anche da gestualità che oggi difficilmente vengono riprodotte se non durante l'attività sportiva. Difficilmente i ragazzi autonomamente sperimentano questi tipi di movimenti, anche rischiando qualcosa, perché lo facevamo sulla nostra pelle, spesso Bravo. E volentieri, anche in maniera piuttosto spericolata talvolta. Però questo non significa che non ci sia il modo di poter rimediare a questa carenza di esperienza se gli stimoli che vengono dati sono e adeguati per età sia per numero,
Quindi ecco, ritornando al discorso precedente, non focalizzarsi solo su un certo tipo di attività, soprattutto in età infantile, perché altrimenti si rischia di impoverire, ovvero non dare la possibilità di arricchire il proprio patrimonio motorio. Riccardo, io volevo fare una domanda al prof Riccardo, che noi abbiamo avuto la fortuna anche di lavorare insieme per un certo periodo, e per chi ci sta guardando ora, allora, se c'è un'età particolare dove c'è il passaggio tra appunto gli schemi motori di base e un aumento dell'allenamento, e qual era una settimana tipo che tu facevi svolgere al settore giovanile della Lucchese? Mi ricordo i vari Vannucchi, Mariannini, Rossi, insomma tutti quelli che sono passati dal settore giovanile e poi sono diventati giocatori. Dunque, allora, per ciò che riguarda la prima parte della domanda, come faceva riferimento Jacopo, il collega ha diverse fasi dello sviluppo, no? Fase di Turgor a fase di Proceritas, ovvero sviluppo più staturale che ponderale. Allora, fino alla fase di 8 anni circa, poi dipende molto dall'età biologica piuttosto che quella cronologica, l'arricchimento motorio è in età estremamente sensibile, mentre invece si ritiene che nella fase dagli 8-11 anni, però sono teorie insomma, molto discusse tuttora, perché addirittura si ritiene che l'allenamento della forza senza sovraccarichi possa essere già fatta in età di Turgor Secundus, cioè dagli 8 agli 11 anni, che precede la fase a cui faceva riferimento il professore del 13, di sviluppo staturale enorme, in età insomma, di scuola media o subito dopo la scuola media, dove si vedono questi ragazzi che mettono su 10-12 centimetri, se non di più, in brevissimo come tempo. Questi ragazzi qui della in brevissimo sono loro tempo, quest'età, e risultano impacciati e perdono lucidità motoria, perdono coordinazione, ovvero hanno un calo di coordinazione, perché poi in realtà sono esperienze motorie che hanno già vissuto e di cui sono a conoscenza, quindi in pratica sono solo in confusione. La seconda parte della domanda, Riccardo, dopo la pubblicità. Benissimo, sono troppo lungo, eh? No, perfetto, perfetto. Sono sempre televisivo. Linea alla regia. Bene, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti con Riccardo Guidi, che parlava del lavoro del settore giovanile della Lucchese di qualche anno fa, che ha lanciato ragazzi importanti. Sì, ora sono passati tanti anni, come impronta di lavoro probabilmente anche un po' sorpassata, però sicuramente all'epoca il settore giovanile aveva come responsabile il professor Bianchi, che insisteva tantissimo. E devo dire che a questo punto era un precursore di queste idee sui lavori individualizzati per i ragazzi. Per cui tutti quelli che avevano un lavoro supplementare o complementare da fare, vale a dire se avevano un deficit di alcune capacità atletiche o piuttosto si voleva compensare un eccesso di lavoro dovuto magari alla categoria, facendoli giocare in categorie superiori, come poteva succedere per Marco Rossi, che tra l'altro era un ragazzo all'epoca insomma, abbastanza esile, e doveva compensare questo lavoro perché altrimenti non l'avrebbe sopportato. Il microciclo settimanale più o meno era classico, solo che durante la settimana venivano proprio tolti dal gruppo quegli allenatori che protestavano, perché i migliori venivano mandati a fare un lavoro specifico, e quindi si risentivano di questa cosa qui. Però ne hanno pagava. Mi ricordo che insomma furono scelte che alla lunga. Secondo te questo anche oggi è attuabile o viene fatto? Ma oggi credo che i carichi che vengono fatti nelle squadre del settore giovanile siano più importanti di quelli di allora e siano difficilmente sopportabili. Vedo ragazzi spesso stremati al fine allenamento, perché l'intensità è maggiore. Già nelle esercitazioni tecnico-tattiche, che sono molto impegnative anche dal punto di vista della forza, quindi insomma sono carichi già che vanno semmai assimilati e compensati. Perfetto, Riccardo. Allora chiudiamo un attimo il capitolo coordinazione e lo riprendiamo poi tra poco successivamente,
Perché appunto abbiamo gli amici della Folgore Seguminio e vogliamo subito a caldo parlare di quello che è successo ieri. Non è andata bene perché questa finale è stata persa ai calci di rigore contro il Monte Esperto, la partita è finita 2-2, però ecco, stasera ne parliamo ugualmente perché è stata, credo, e poi insomma voglio sentire loro, una bellissima esperienza. Allora, abbiamo alle mie spalle Riccardo, ecco, presentali te, così. Allora, abbiamo i due mister, che sono il mister Giomi e poi mister Rabaglia. Ancora ti viene con la telecamera, ti viene a vedere. E poi abbiamo un gradito ritorno, che è il presidente il nuovo presidente del Folgore Seguminio, che praticamente annunciò la sua candidatura proprio in diretta nella nostra trasmissione. Ora le faccio alzare, iniziamo da mister Giomi. Mister, se vieni vicino a me, allora, prima di tutto un bilancio della stagione fino a questo punto della categoria. La categoria è un bilancio della nostra stagione, è un bilancio positivo, nel senso siamo cresciuti tanto e quest'anno anche con l'aiuto di Fausto lavoriamo tre volte in confronto all'anno scorso che facevamo soltanto due allenamenti, di cui uno lo facciamo anche sul sintetico, che è molto importante perché il campo in questi periodi, cioè quando comincia a piovere, diventa difficile e io penso un bilancio positivo. Ora devo subito ad toccare un argomento che non è che vi fa piacere. Intanto inizia te, poi vado con Fausto. Fa piacere come. Allora ti dico, il finale è stato come abbiamo letto anche sul portale di Gino Mazzei, appunto la sconfitta ai calci di rigore. Se sconfitta si può parlare, perché poi avete fatto un grande torneo e solo i calci di rigore. Se ci dici un po' com'è andata la finale, come abbiamo anche delle immagini e poi. Se da allenatore uno, ora questa domanda poi la rivolgo a tutti e due, se potevate fare di più, oppure se i ragazzi potevano fare di più, oppure erano emozionati per il pubblico, per lo stadio, per l'importanza del torneo. Sì, l'abbiamo fatti uscire dal sottopassaggio. Per la finale farei parlare più che altro Fausto, perché è stato un torneo che ha gestito lui in modo particolare. Oltretutto per un discorso di che la prima partita non sono andato, abbiamo vinto e per un discorso di scaramanzia sono venuto a dare soltanto un in bocca al lupo, ho visto soltanto i primi 10 minuti e ho lasciato tutto a lui. Ok, allora facciamo venire Fausto. Fausto, parlare lui di questa gara. Di questa gara. Praticamente prima avevano sempre vinto, poi sei venuto tu e... No, scherzo. Allora, raccontaci un po' un bilancio di tutto il torneo e poi specialmente per la finale. E comunque vanno giocate le finali. Se le avete giocate voi vuol dire che siete stati più bravi del resto del torneo. Certo, buonasera a tutti. Allora, intanto, come si dice, le finali le perde chi le gioca, no? E va bene, come detto, proprio... Giusto, i 5-6 rigori finali sono stati. E dopo li vediamo, diciamo, abbiamo tutto. L'amarezza di questo torneo, perché del resto noi abbiamo iniziato questo torneo senza grossissime pretese, però onestamente questi ragazzi sono cresciuti talmente tanto che si sono veramente meritati di arrivare in finale. E sono cresciuti sia dal punto di vista tecnico, ma più che altro mi piace sottolineare dal punto di vista della squadra. Hanno fatto davvero un grande gruppo e dei grandi passi avanti. È chiaro che l'amarezza resta perché in una finale persa rigori, l'amarezza c'è, però questo non deve togliere tutto quello che di buono questi ragazzi hanno fatto, e di questo penso io per primo, mister Giomi e la società siamo più che orgogliosi di avere questi ragazzi. Vedendo la tua squadra, questa è la tua squadra, vero? E vedo, ecco, la differenza di fisico che si parlava prima, perché ho detto o è un altro allenatore che si è messo la maglietta oppure è un giocatore, e quindi dopo l'andiamo a intervistare, preparati, anche se hai 22 anni le interviste te le facciamo uguale. E niente, cosa passa per la testa, cioè io lo so, ma te lo voglio dire anche a te perché è una tua emozione. Cosa passa nella testa quando l'arbitro fischia alla fine della partita e devi andare a calci di rigore?
cosa ti è venuto in mente, chi batterli, guardi in faccia i ragazzi, quello se la sente, quello si nasconde, quello è deciso, il portiere, si è detto qualcosa al portiere. Lui è stato espulso, ma ha raccontato anche quello. Sì, ha fatto il fallo da ultimo uomo sull'arbitro. Ecco, tra l'altro è una ragazza che devo dire faccio i complimenti perché comunque ha il primo gol del Montespan. Ha arbitrato la partita. E niente, Fausto, ecco, le emozioni, finisce la partita, guardi ragazzi, cosa vi siete detti? Se c'era qualcosa di scaramantico oppure hai fatto solamente tirare chi i ragazzi che se la sentivano? Allora, onestamente, appena fischia l'arbitro non ho pensato subito ai rigori, ma ho pensato che la dovevamo vincere prima, sinceramente. Forse ce l'avremmo anche meritata. Lo stiamo vedendo, ecco, il Montesperto gli era andato in vantaggio 2-0, poi ha segnato il Paoli, mi sembra, no? Paoli, sì. Ecco. E poi siete arrivati al 2-2 con Nutini, eccolo qui Nutini, che ricca, non lo so se è... sì. Poi lo va a intervistare, questo è il 2-2 e poi eccoci ai rigori. Per quanto riguarda la scelta dei calci dei rigori, no, io prima di tutto chiedo ai bimbi chi è che si sente di battere, perché credo che sia giusto così, è inutile forzare un bimbo a tirare un calcio, è giusto che loro scelgano, poi in base a chi se la sente vengono scelti i bimbi. Però niente di calci di rigore, si possono sbagliare o fare gol a prescindere da, no. Mi sembra che anche te, no? Io ho sbagliato. I rigori sono andati a oltranza, ecco, non so, c'è anche il portiere, vuoi sentire il portiere Pasquini? Sì. Allora, io vado un attimo, vado dal portiere. Eccolo lei, questo ecco qua. Il portiere. Dov'è? Eccolo qua. Allora, Ne ha parato uno, mi sembra. Sì. I due iniziali. Quindi ce l'hai un po' con i tuoi compagni, un po' ce l'hai, no? Un pochino. Ecco, cosa ti butti istintivamente o guardi la rincorsa che prende il giocatore che sta per battere il rigore? Il rigore io intanto guardo il piede, se è sinistro o destro, se tendono a incrociarla. E via, allora mi butto sul lato dove la incrocia, cioè se è destro mi butto, questo è stato... mi butto a destra, se è sinistro mi butto a sinistra. Bravissimo. Ecco, questo è stato invece il rigore. Prego, scusa. Sì, magari se gliela levi questa immagine che mi muoiono figlioli dietro. No. Però fa parte, siete stati anche bravi, avete qualche, dimostrato. Qualche ragazzo che piangeva, sì, no? Sì. Ecco, non so, magari se... Chi è che piangeva? Ecco. Tutti, c'è stato un lago qui. Guarda. Aspetta, se puoi inquadrare. Allora, qui è il reparto. Questo qui l'hanno messi tutti insieme, hanno detto chi piange vada a destra. Allora, sono tutti qui, ne prendo uno a caso. Allora, alzati. Forse è anche normale, no? Tirar fuori un po' le emozioni, il pianto. È bello, vuol dire che probabilmente hai dato il massimo e purtroppo sulle calci di rigore ti hanno impedito la vittoria. Lui? Nome, cognome, ruolo. Mi chiamo Antonio Morano e sono un ala sinistra. E sì, naturalmente credo che tutti abbiano... Conduce lui la trasmissione. Abbiamo messo il massimo per questa partita e è andata come ho avuto la sorte. Sì. Hai tirato rigore anche te? Sì. L'hai fatto? Sì. Era il numero 8 quello che ha fatto il rigore prima. Bravo. Comunque sei stato bravo. Però io, ecco, la cosa bella, qui lo dico a chi ha pianto e magari se qualcuno vuole commentare, dopo pochi istanti, dopo pochi minuti invece vi ho visto festeggiare perché eravate ugualmente contenti e soddisfatti di quello che avete fatto. Ma si dice, io voglio intervistare, alzati pure, il pivot della squadra, il pivot. E, no, voglio dire questo, che... È sempre difficile, poi io mi metto nei panni anche dell'allenatore, di giustificare o di trovare le parole dopo una sconfitta. Però avete dimostrato, se l'avete fatto sin da subito, di accettare il risultato, perché probabilmente, come si dice, non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. Probabilmente avete dato tutto e i calci di rigore ci sta che possa essere sbagliato. Sicuro avete fatto un grande torneo. Certo, i rigori sono sempre una lotteria, c'è chi vince, c'è chi perde. Noi siamo contenti del risultato che abbiamo fatto e continueremo così. Cioè del risultato della prestazione, il risultato... Sì, il risultato meglio se si vinceva, però... Ecco, ora voglio fare una domanda a Ibrahimovic qui del Fuoco del Segromigno. Allora,
praticamente fisicamente ti senti un pochino più forte degli altri. Si ritorna al discorso che diceva Gino. Com'è il tuo rapporto? Te ne approfitti della tua fisicità? Cerchi di giocarci sul contrasto, sulla forza, oppure stai cercando di affinarti anche tecnicamente? Quello, io ho questa, questa dote di essere più alto e più sviluppato degli altri e quindi la sfrutto, però ovviamente devo... uso anche, cioè mi dovrò affinare anche tecnicamente. Beh. Ok Gino, benissimo, blocchiamo qui, poi ritorniamo poi con i ragazzi dopo, secondo break per la pubblicità. Allora, io prima di ritornare all'argomento della coordinativo motorio con Riccardo, con Jacopo, poi con Franco e Tiziana e Lorenzo, volevo muovermi un attimo anche con il nuovo presidente della Folgore Segomino, perché credo, come lui aveva annunciato nel ciclo precedente delle nostre trasmissioni, perché appunto avrebbe preso il posto del presidente storico Chelini. Ecco, innanzitutto va bene, si può dire che è ufficiale, Graziano, che sei il nuovo presidente della Folgore? Sì, buonasera a tutti, sì, dall'anno nuovo diciamo sono il nuovo presidente gennaio. Della Folgore, da gennaio. Facciamogli un applauso. Grazie, il presidente, il presidentissimo che è Alfredo Chelini, quello rimane con noi e sarà sempre il presidente nostro. Come lo chiamiamo? Che ruolo ha? Presidente. Presidente onorario, chiamato come vuoi, presidente... per me rimane il presidentissimo. Certo, certo, lo salutiamo caramente, magari vediamo se lo riportiamo anche in trasmissione una sera, so che non è facile. Non è facile portarlo al microfono. Senti, Graziano, al di là ora del tuo ruolo, poi magari ne affronteremo in un'altra volta, parlami un po' di questo gruppo 2007, le soddisfazioni che vi ha dato insomma in questo ultimo mese, insomma so che sei contentissimo. Molto contento, ci ha dato soddisfazione da inizio anno, sono cresciuti moltissimo grazie ai mister che avete fatto parlare prima, che Giomi e Rabaglia. Siamo molto soddisfatti di questo torneo che hanno fatto, orgogliosi di quello che hanno fatto, ottime prestazioni, si sono ben comportati sia calcisticamente che educatamente, sempre rispettosi dell'avversario e le ringraziamo vivamente. Grazie a questi ragazzi che si meritano una soddisfazione, queste soddisfazioni si levano soltanto nel gruppo, un bel gruppo che se resta unito sono convinto che si potranno togliere molte soddisfazioni. Perfetto. Probabilmente perfetto. Anche i genitori, c'è anche un po' l'impronta dei genitori, no? Che hanno dato una bella educazione ai ragazzi, perché accettare così la sconfitta non è da tutti, è successo forse anche in qualche torneo tuo Gino, non è facile far accettare un finale dopo aver scalato una montagna, questo tipo di finale non è facile accettarlo, insomma. Perfetto, grazie anche a te Graziano. Allora io voglio ritornare a bomba sull'argomento e voglio subito anche coinvolgere Tiziana, ecco, sul discorso anche di quello che appunto si chiede ai ragazzi che magari tante volte anche fisicamente, no? Tu mi dicevi prima della trasmissione di un esempio di un medico, no? Che mi dicevi che tante volte viene richiesto troppo ai ragazzi e quindi ecco, spiegamelo questo concetto. Alzati un attimo, ecco. Allora io mi ricordo all'università il nostro professore di ortopedia, il professor Lisanti, che purtroppo non c'è più, ci fece questa confidenza che lui iniziò la sua carriera nel calcio professionistico, era proprio quello che voleva, però ben presto ha mollato perché veniva più richiesta la prestazione che la salute del giocatore, cioè quindi... Questo giocatore deve rendere, se lo mette in campo prima dopo un crociato e si fa male a fine stagione, pace, come ti posso dire, mi deve rendere adesso, non può aspettare il tempo biologico che in un paziente normale invece viene richiesto. E questo un tema che lo fece riflettere, per cui uscì dal calcio professionistico come medico. Ricordo È un tema interessante, Riccardo, perché vale sia per i grandi e vale anche per i piccoli, perché tante volte anche al ragazzo gli si chiede, no, magari di giocare che non sta bene o al giocatore professionista ancora di più,
Ecco, come la vivete voi questa situazione? Io personalmente credo, per la mia esperienza, noto che invece c'è molta più attenzione, ecco, a rispetto dei tempi di guarigione, anche perché ci si rivolge sempre di più a professionisti, quindi c'è un'indagine diagnostica più accurata, perché tutti vogliono sapere con certezza l'entità e la gravità del trauma. Quindi prima di intraprendere qualsiasi percorso terapia di recupero si fa un'indagine diagnostica precisa. Quindi di conseguenza si rispettano i tempi, solitamente si cerca di rispettare i tempi fisiologici. Le pressioni in genere vengono meno, sia perché intervengono le famiglie per ciò che riguarda i più giovani, sia perché ora le società mi sembra ci stiano un pochino più attente, però questa è la mia impressione. In ogni caso, proprio in relazione all'avviamento precoce, è un fenomeno dilagante anche quello di infortuni muscolari in età giovanile, che solitamente erano un pochino più rari. Ecco, questa è poi una cosa che purtroppo... Come mai secondo te? Beh, allora, innanzitutto un po' per il discorso che dicevo prima, perché la preparazione motoria spesso non è all'altezza, non viene fatto un lavoro integrativo perché c'è poco tempo, i ragazzi vanno al campo penso due volte alla settimana. Loro anche tre, poi si sente magari anche il preparatore di loro. Sì, esatto, sarebbe interessante sentire anche lo coinvolgiamo. Come lavorano loro. E quindi il lavoro di compenso viene fatto poco. Cosa significa? Dopo un allenamento bisogna cercare di, soprattutto di un allenamento importante, di fare un lavoro... degli esercizi che permettano all'organismo di rimettersi, di recuperare prima, ecco, sostanzialmente. E questo viene fatto poco, molto poco. Riccardo, anche te, Riccardo, Jacopo, anche tu su questo argomento cosa pensi? Cioè, il giocatore è carne da macello, è qualcosa su cui si abusa, a lui stesso va bene perché poi ci sono in ballo altri interessi? Purtroppo quando si parla di professionista e quindi di professionismo, l'abuso diciamo che purtroppo c'è, nel senso che la società pretende, ma anche lo stesso giocatore pretende, perché insomma si parla dopo alla fine di stipendi, quindi si viene sempre meno a pensare alla salute dell'atleta. Questo succede soprattutto diciamo nel professionismo ad alti livelli. Ora la nostra realtà è un pochino diversa, nel senso che si cerca sempre in primis la salute dell'atleta, quindi per esempio se ho uno stiramento, uno strappo muscolare, come diceva prima Riccardo, prima si fa un'indagine diagnostica, valutiamo il nostro staff, valutiamo con il fisioterapista, poi col massaggiatore e poi dopo alla fine appunto il preparatore, sempre stando accanto a queste due figure, riesce a rimettere in campo l'atleta. Però appunto te fai conto, su uno stiramento per esempio, una lesione muscolare, le due settimane biologiche di tempo va aspettato, la biologia vuole questo. Nel professionismo non succede sempre così, purtroppo. Ho capito. Gino, ho recuperato qui il preparatore. Teo Cicalini si chiama. Sì, no? Teo Cicalini, che ecco. Praticamente, ecco, niente, dici semplicemente com'è la tua settimana con i ragazzi e come ti rapporti con i mister. Allora, intanto buonasera a tutti, parto col dire che condivido tutto ciò che hanno appena detto i prof. E sin da subito, all'inizio dell'anno, ci siamo trovati con i mister, abbiamo valutato quella che è, come dicevano prima loro, l'età biologica dei ragazzi. E in base a questo abbiamo cercato di sottoporre degli stimoli sempre diversi, di natura sia coordinativa, sia alle volte allenamenti un po' dei riassuntini di forza, così, per così dire. E... ecco, la forza è già un concetto che un ragazzo del 2007 si può dire che tocca, sì. È giusto? Vedo qui tutti mi dicono di sì, ecco. Quindi dissi anche te. Noi l'abbiamo cercato questo aspetto in base a quelli che sono i nostri ragazzi. Perché per esempio, secondo noi... Cioè uno come Nutini là, giustamente... Uno la come forza... il nostro Ibrahimovic, la forza la può fare secondo me, secondo i mister. Vai, prego, poi Riccardo. Ovviamente come diceva il prof Guidi, non forza pura, bensì magari esercizi... a corpo libero, esercizi ben controllati e ben svolti, e ovviamente il fattore coordinazione sta alla base di questa fase sensibile.
Ecco, però Riccardo testeggiava, cioè non era tanto d'accordo sulla, sulla no, forza. È il solito problema: se si tira la coperta da una parte si scoprono i piedi, se no bisogna vedere un po' qual è il vantaggio, no? Allora, l'ho osservato sul secondo gol, ha fatto un buon controllo spostando la palla. Sì, e quindi si vede che ha anche... tu hai notato già qualcosa? Sì, eh? No, conserva una certa agilità. No, in quel video lì ti ha già dato delle... magari Giampiero, se lo fai rivedere, le immagini del secondo gol. Allora, destro sinistro, poi l'ha riportato sul destro. Però tu cosa... L'ha fatto molto velocemente, quindi insomma, dimostrando, nonostante la notevole statura, una certa agilità, anche perché l'ha fatto anche con una certa frequenza. Ma al di là di quello, dicevo, se... bisogna vedere che nella quantità di lavoro annuale quanto è vantaggioso inserire rispetto alle possibilità di arricchimento tecnico, che già quelle danno stimoli, per così dire, funzionali, cioè che sono specifici per ciò che riguarda la loro attività. E sono già comprendono già tutte le capacità condizionali. L'azione che dicevi, ecco. Sì, ora eccolo qui che l'ha rispostata, ha fatto insomma una figura di velocità. Anche perché al baricentro basso, nonostante sia altissimo, riesce a muoversi. Grazie, Giampiero, grazie. Vabbè, comunque sostanzialmente conviene investire tempo per lo sviluppo di capacità fisiche che si possono anche allenare con lo stimolo tecnico e con le esercitazioni tecnico-tattiche. Questa è la domanda che le fai a Teo, vediamo se risponde Teo, poi risponde Jacopo e poi si va in pubblicità. Ovviamente ho detto ciò, ma non intendevo con questo che si faccia con frequenza ogni settimana. Abbiamo introdotto questo tipo di lavoro soprattutto in fase di preparazione, se vogliamo chiamarla preparazione a quest'età, in fase di inizio anno, bene. Tenendolo adatto ad alcuni di loro e anche suddividendoli in gruppi. E ciò non toglie al discorso coordinazione, al discorso fattore nervoso, bagaglio motorio, perché cerchiamo appunto di proporgli sempre input diversi dal punto di vista motorio per dargli uno sviluppo psicomotorio a 360 gradi, anche attraverso l'uso di attrezzi diversi, gesti motori che non fanno sempre, magari quando effettuano le partitelle tecnico-tattiche. E con questo voglio terminare dicendo che noi effettuiamo solitamente la seduta atletica, tra virgolette, o motoria il lunedì, mentre il mercoledì e il venerdì, con il mister Abaglia e il mister Giomi, i ragazzi appunto si dedicano maggiormente all'attività tecnica e all'attività tattica del gioco, della prestazione. Perfetto. Queste considerazioni secondo me sono molto valide e sono approfondite, sono fatte con attenzione. Bene. Per cui faccio i complimenti alle considerazioni che hai appena espresso. Bravo. Grazie. Jacopo, una tua... Bravo. Bravo. Jacopo, 30 secondi, poi ci va in pubblicità. Sì, io penso che stiano lavorando bene questi ragazzi in questa società. Io infatti vedo molti ragazzi di diversa età e appunto, riferendosi alla fase di Turgoli e Proceritas, sembra che stiano lavorando bene perché li vedo in forma, anche dalle immagini, dagli scatti, dagli schemi motori, lavorano bene questi ragazzi. Perfetto, benissimo, complimenti alla Folgore. Linea alla regia per la pubblicità, ultimo blocco, andremo anche a parlare di un qualcosa di specifico che è scoppiato o riscoppiato nei giorni scorsi, sempre relativamente al calcio giovanile, e poi anche qui voglio sentire anche Franco e Tiziana. Linea alla regia. Allora, qualche ragazzo della Folgore 2007 l'abbiamo già conosciuto, però anche da casa ci chiedono un po' di farli conoscere tutti. Allora, Riccardo. Allora, iniziamo. Allora, in piedi, nome, cognome e ruolo. Giacomo Cecchini, punta. Perfetto. Allora, te lo rifacciamo per chi si mettesse in ascolto soltanto adesso. Nome, cognome e ruolo. Io mi chiamo Francesco Nutini e sono attaccante. Perfetto, seduto è un problema, ti fateci stare. Allora, nome, cognome, ruolo? Nicolò Serafini, terzino destro. Perfetto, nome, cognome, ruolo? Luca Della Santa, fascia destra.
Allora, in piedi. Vuoi un fazzolettino per le la... No, scherzo, dai, è finita ormai. Nome, cognome e ruolo. Mi chiamo Anthony Murano e sono una fascia sinistra. Complimenti per il rigore. Allora, in piedi, nome, cognome e ruolo. Mi chiamo Alessio Cagnacci e sono un difensore centrale. Perfetto. Nome, c'è qualcuno che ha sbattuto rigore qui? Sì, sì. Nome, cognome e ruolo. Gabriele Loi, fascia sinistra. Gabriele Loi, fascia sinistra. Nome, cognome, ruolo. Alessio Paoli, fascia sinistra. Chi è che ha sbagliato rigore? Ah, tanto prima o poi deve venire fuori, eh? Eccolo! Nome, cognome e ruolo. Non si vede. Ah, non si vede, allora si sposta. Cioè, ti voglio proprio far vedere quello che... Nome, cognome e ruolo. Domini Lorenzo, terzino destra. Se c'è un rigore lo battite la prossima volta, lo sai, eh? E questa volta lo fai, ricordatelo. Sa di averlo tirato male o è stato bravo il portiere? Ho tirato male, dai. Ma insomma, dai... Il prossimo lo fa sicuramente. Allora, andiamo, nome e cognome. Federico Berti, terzino sinistro. Perfetto, ora andiamo al vice capitano. Gabriele Biagioni, centrocampista. Hai sbagliato anche te rigore? No, non allora, in piedi, nome e cognome. Pasquino Edoardo, nome portiere. Bravissimo. Ora abbiamo il capitano che ha anche il capitano ha anche una cosa da darti, Gino. Nel frattempo volevo fare una domanda al capitano. Mi hanno detto che avevate le ultras a vedervi. Sì. È tutto grazie a Rossano Berti che ha preparato tutto. Ah, avevate le veline lì a vedervi. Come si chiama? Non ce l'ha detto. Lui. Nome, cognome, ruolo? Federico Paoli, difensore centrale. Come mai siete il capitano? Perché. Ma ecco, ieri il primo. Ecco, ieri il primo gol l'abbiamo dato a te, Paoli, è giusto? O l'ha toccata Nutini? L'ha toccata Nutini? L'ho fatto io. Nutini, l'hai toccato? Perché a rivedere le immagini, onestamente, sembrava che l'avesse toccata. A parte c'era il vento che... Siccome non c'è il tempo della VAR, allora un gol per uno, dai, avete vinto 3-2, dai. Scherzo. Allora, Paoli c'ha ufficialmente il gagliardetto della Fuorgolsegrovigno da consegnare. Grazie, è proprio speciale della finale di ieri, grazie, molto bello, lo attaccheremo in redazione. Allora, ritorniamo all'argomento invece di cui appunto stiamo parlando sulla preparazione. È uscito, Franco, ne parlavamo prima della trasmissione, è uscito nei giorni scorsi, ma già era successo un paio d'anni fa, arrivata dalla Scozia questa notizia, che il colpo di testa nei ragazzi di una fascia... eccolo qua l'articolo, questo è l'articolo preso dal quotidiano Il Tirreno, vedete, divieto di colpire di testa per i bambini sotto i 12 anni. Franco. Beh sì, non è proprio una novità, perché in effetti se ne era già sentito parlare un po' di tempo fa, c'era già stato un accenno. No? Probabilmente la federazione scozzese, attraverso i propri esperti, i propri responsabili medici eccetera, hanno probabilmente messo in correlazione gli eventuali piccoli microtraumi continui che possono dare a livello cerebrale il colpo di testa, specialmente nei ragazzi più piccolini, infatti al di sotto dei 12 anni, che è questo divieto probabilmente. Ecco, c'è da preoccuparsi anche i genitori a casa che... Ma non lo so, siccome nel gioco del calcio effettivamente il colpo di testa è un bel trauma, addirittura è assimilabile, cioè, chiaramente dopo i grandi sport di contatto come chiaramente il pugilato, che è una cosa, oppure anche il rugby o appunto nel football americano, cioè, dove gli impatti sono effettivamente molto, molto forti, si è ipotizzato, non c'è chiarezza, non si sa, però siccome si sono evidenziati molte situazioni un po' sospette, a cominciare dai danni della SLA ad esempio, o anche altre problematiche di demenze senili precoci nei giocatori di calcio eccetera, che effettivamente il colpo di testa, specialmente se effettuato in età così giovanili, possa creare una serie, accumulando tanti piccoli microtraumi, dei danni a livello cerebrale, con la formazione anche di proteine, di sostanze interne dell'infiammazione, che possono, accumulandosi negli anni, creare effettivamente dei danni. Personalmente, che credi? Poi voglio sentire il pensiero anche di Lorenzo. Personalmente, sinceramente,
se non so esprimere un'opinione. Inizialmente uno potrebbe pensare quasi più a un danno a livello cervicale, a livello, invece però non saprei cosa dire sinceramente, però è chiaramente è un tema molto importante che spero. E poi ne parliamo con Riccardo e con Jacopo. Lorenzo, tu che ne pensi? La sapevi questa cosa? Non ero molto informato su questo, non ero molto informato su questo argomento. Comunque è un argomento sicuramente da trattare con le molle, perché ci fa pensare, ecco, quindi sarebbe molto importante. Se abbiamo un minuto, lo sentiamo anche i ragazzi, se hanno paura a colpire. Io ho giocato a pallone per tanto tempo, quindi spero che non sia vero questa cosa. però insomma, ecco, è vero, insomma, potrebbe essere anche proprio un problema, perché comunque insomma il colpo di testa, anche per non farlo fare ai ragazzi, è un po' un problema nel calcio, ecco, questo, mi chiedo questo. Non allenarli? Come si fa a non allenare nel colpo di testa i giocatori, anche oppure se ragazzi qualche, che hanno 10-11 anni? Oppure se qualche mamma va al campo e dice no, mio figlio non lo dovete non lo far colpire. Non giocare di testa, è un problema. Riccardo e Jacopo, come secondo me... E penso che Riccardo sia d'accordo, il problema non esiste perché in Italia abbiamo una testa più dura. Ecco. No, a parte gli scherzi, la cosa che secondo me tengo a sottolineare è che la federazione italiana, lo stai parlando. No, sto parlando di quella scozzese, di quella scozzese. Ha preso a cura la salute dei propri ragazzi, poi che l'indagine dal punto di vista medico scientifico sia valida o meno, io questo non lo so dire. Non sono anche se avevo seguito, avevo letto già dall'inizio. Che ho letto che qualcosa negli Stati Uniti era successo. Era cominciato con lo studio sull'NFL, che c'è stato anche un film famoso, sì. Zone d'ombra, con Will Smith che interpreta la parte del medico. Sì, ma lì era un altro sport, però sì, era il football americano. Football americano. Però lo stesso medico ha proceduto con degli studi sul calcio. Ho letto sulla Gazzetta questo. Sì. E siccome la trasmissione si chiama appunto questa trasmissione, si chiama Il calcio che vorrei, mi piacerebbe pensare che anche la nostra federazione mettesse in atto iniziative a tutela della salute dei ragazzi. Ripeto, non in relazione a questa indagine in particolare, sì. Però secondo me sono segnali importanti, cioè dare significato a un'indagine in questo caso. E cercare di arginare il problema sostanzialmente. Ecco, però, ecco Jacopo, però ecco, forse qui la domanda può essere anche questa: visto che non si sa quali danni può procurarsi, quindi non si sa, non è certo, non è quantificabile, intanto non colpiamo, è come dire quello, evitiamo il problema. Come fai a non colpire? Come pensiero. Come fai a non colpire, però? Però come fai a non colpire? Ora è anche che ne pensi? Difficile. Sapevi questa cosa? Sì, mi sono formato e appunto ho visto anch'io questo film che ha fatto riferimento Riccardo. E purtroppo però fare uno studio così grande, uno studio campione rispetto al colpo di testa e poi vedere se ci sono effettivamente delle lesioni traumatiche, delle lesioni cerebrali, io penso che sia difficile, che magari venga fuori tra molti anni. Quindi la risposta che posso dare io, secondo me, è questa: non vietare il colpo di testa è esagerato, quasi, però Riccardo voleva forse dire: però non giochiamo con la salute dei ragazzi. Non giochiamo con la salute dei ragazzi, certo. Questo, in ogni caso, certo. Quindi ti dici: preferisco una mossa drastica, vero, a quella anche dell'incertezza. Magari usare anche attrezzi più leggeri. Sì, infatti quando c'è una indagine scientifica accurata. Infatti, come stava dicendo il prof, era stato messo in discussione anche proprio il peso del pallone. Infatti dicono di usare un pallone più piccolo, più a parte leggero, che viene usato più piccolo, più leggero. I ragazzi, questi giocano con il 4, no? Sì però se è un pallone leggero, di cuoio, però forse non basta. Il peso è quello. Dopo il gioco del calcio, magari cambia, nel senso che col pallone troppo leggero non puoi effettivamente giocare tranquillamente una partita. Perché prendi ad esempio il Supertele. Supertele magari è traumatico a livello. Ieri col pallone che c'era ieri. Sì, non puoi giocare una partita di calcio. A parte che anche noi per la strada, Riccardo, si giocava con dei palloni, lo yashi che ci colpì di testa, non ti ricordavi più come ti chiamavano. Ora magari siete cresciuti, però avevate paura a colpire di testa. Siete cresciuti, ne è cresciuto uno solo, è cresciuto lui. Va bene, riproviamo velocissimo. Tu che sei un colpitore di testa, abbiamo visto anche il... Come ti comporti ora quando hai saputo questa notizia? Sei più in difficoltà oppure sei sereno e colpirai sempre di testa? Io colpirò sempre di testa, non è che se arrivo lì con la palla mi scanso, però mette un po' di ansia sapere che magari
in un futuro potrebbe avere dei danni questa cosa. Perfetto, bravissimo. Non, con questo noi non vogliamo spaventare nessuno, però è un tema che c'è, quindi è giusto, no, Riccardo, averne discusso. Bene, ci fanno tenno che siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tutti perché stasera siamo riusciti nel nostro poco tempo a disposizione però a toccare dei temi credo interessanti, non ultimo questo, magari spero di non aver messo in ansia nessuno, ho creato problemi alle società di calcio che ora le mamme, però Riccardo è giusto, no? Sì, sì, è giusto parlare anche di queste cose qui, ci mancherebbe, poi ci sono, verranno fatti sicuramente studi più approfonditi. Penso che Scozia siano ammattiti, no, ecco. Gino, scusa, prima di concludere direi di ricordare a chi ci sta seguendo, alle varie scuole di calcio, se hanno dei filmati, degli aneddoti e delle simpatiche iniziative dentro lo spogliatoio, di guardare la pagina Instagram e Facebook di Noi TV e di taggare appunto sul segno Noi TV. Aspettiamo delle immagini divertenti perché la nostra trasmissione non è solo è seria per alcuni argomenti, ma ci piace anche alleggerirla un po' con queste cose che succedono dentro la squadra. Allora ringraziamo la Folgore Segormegno per essere venuta, saluto anche, l'abbiamo inquadrati, saluto anche il dirigente Rossano Berti, c'è il segretario Simone Fenili laggiù, li salutiamo e li ringraziamo per aver partecipato. Ringraziamento a Franco del 13 che ci ha ospitato qua, Centro Chinesis a San Concordio, chi ha problemi di riabilitazione sa che qui trova il massimo, il meglio per quello che riguarda la riabilitazione. Riccardo Guidi, grazie, piacere. Grazie a voi, è stato un piacere veramente, grazie. Magari ritorneremo qua, ritornerete per un'altra occasione, un altro momento. Jacopo Pasquini, grazie anche per esserti spostato dalla Versilia qua, ben volentieri di aver contribuito. Se posso dire un'ultima cosa, prego. Soprattutto magari ai genitori, è che il bimbo non deve vivere in una bolla, ok? Quindi se vuole fare tante esperienze motorie, lasciarlo da solo, lasciarlo giocare, ok? Questo ci tengo a dirlo. Grazie Jacopo, fai complimenti al Seravezza Pozzi, a tutto lo staff, Bangioni, al presidente Vannucci e all'amico Walter per l'ottimo lavoro che state facendo a livello Serie D. Riccardo, la Lucchese, vabbè, qual è l'augurio che si può fare? Il migliore, va bene. Vediamo se Lucchese e Seravezza se la giocano loro questa promozione, diciamola lì. Franco, grazie, Riccardo, grazie, Folgore Segromigno, un ringraziamento a Giampiero Pucci, l'appuntamento a lunedì prossimo, torna il calcio che vorrei con altri argomenti, con altre cose che speriamo siano interessanti per voi.